vestiti, giusto? Attore. Cosa fa? Beh, detto così sembra un attore hard, ma in realtà... Può anche essere un attore porno, non si sa mai. Ma guarda, mi manca questa cosa. Si può sempre incominciare, no? Attore poliedrico, un po' tutto. Adesso ho fatto un film con... si chiama 5, che deve uscire. Una sorta di romanzo criminale. È appunto stato comprato in tutto il mondo dalla Tristar. Una bella soddisfazione. Siamo in 5, appunto, si chiama 5, insieme all'altro ragazzo che fa i Cesaroni, Matteo Branciamore. Conosco, guardati ieri i Cesaroni. Beh, brava. Mio caro amico, poi altri tre ragazzi, poi c'è Venditti, Ravello. Un ottimo Orlando, cast, direi. Sì, un bel cast, giovanile, fresco, abbastanza... un film sull'amicizia, ecco. Bella, che perché... meglio tenersela stretta l'amicizia. Sempre. E siamo qui in veste di calciatori oggi. Oggi in veste di calciatori e ci proviamo. No, io giocavo a calcio in realtà, giocavo a calcio. Prima era Lodigiani, anni, adesso non diciamo l'età perché sennò... Ma no, ma è giovanissimo, sembra... 24, 25, no? Dai, c'è un'età indefinita. Ma si vede, ma sì, ci mancherebbe a quel muscolo, il polpaccio, il pettorale e tutto. Cioè. Adesso mi sto anche un po' aggasando. E quindi veste di calcio per una buona... causa, sempre. Causa. Io sono sempre pronto a partire per una buona causa. Quando si parla di beneficenza faccio chilometri, aerei, sei treni. Sei da Roma per caso? Ma leggermente. No, non sederebbe. Che si sente? Perché no, non si sente. Ecco, quindi adesso speriamo che le persone che ci guardano da casa diano una mano a questi ragazzi per la beneficenza. Assolutamente sì. Siate generosi, qua abbiamo un attore che ve lo dice anche lui. Devo dire che, guarda, veramente ho fatto un'esperienza quest'anno, sono andato a fare un viaggio a Lourdes, quest'estate, sono partito il giorno prima, ho deciso e devo dire che, guarda, veramente ti rendi conto che poi noi viviamo questo materialismo più... totale, e quando hai queste esperienze forti di vita che vedi, arrivi lì e ci sono 300 persone a sedia a rotelle e stanno male e ti rendi conto, torni e dici porca miseria, anch'io devo fare, sono molto fortunato, vivo ogni momento, la devo vivere alla grande, e se posso fare qualcosa per qualcun altro ben volentieri, insomma penso che sia il minimo proprio. Ma si vede che sei una buona persona. Grazie, si vede dagli occhi. Grazie mille. Ciao. Sai, è stato un piacere anche per me. Buongiorno, siamo qui con Antonio Capri, attore di fotoromanzi, mi dicono. Sì, ex. Sì. Ex. Sì. Visto che quando il aveva il capello nero lo faceva? Bravissimo. È che adesso siamo in pensione, come dice il presidente, mi ha fatto fuori anche stamattina. E quindi pensavo di essere alla partita, invece grazie a lui mi ha visto un po' fuori forma, mi ha detto stai in panchina che forse è il tuo ruolo. Io una domanda mi volevo fare, un attore di fotoromanzi è difficile? Cosa fa esatto? Mi lo spieghi un secondino. Ho fatto... sì, bravo. Cioè, ma c'è il mister qua che ci sta interrompendo l'intervista. Suggeritore. Niente. Fai gobo? No, a parte gobo, niente. Siamo entrati a fare questa esperienza molto valida e molto bella. 6 anni fa che sono stato chiamato e ho fatto alcune comparse in televisione. Niente di che. Divertente? Sì, abbastanza, anche perché entri in un giro che sicuramente vai a conoscere dei personaggi che fino a ieri vedevi solo ed esclusivamente in televisione, e quindi fai parte anche tu di questa, diciamo, questo mondo che all'occorrente ha la possibilità di tornare in pista. Siamo qua oggi per dare un contributo a questa partita, speriamo di riuscirci. Ce la faremo. In veste di calciatore, lei ama il calcio, un amante del calcio? Sì, io ho fatto anche calciatore, di che se ne dica al presidente. Ho giocato in C con Savona e poi adesso sto facendo anche la trafila di allenatore. Ottimo, quindi fa un po' di tutto. Faccio anche il fantino a volte. Qui con l'amico Mario abbiamo preso dei cavalli e vogliamo fare un'esperienza anche con i cavalli. Un artista a tutti gli effetti, in poche parole. Mi piace essere sempre, diciamo, chiamato in certe situazioni. Sono sempre stato uno sportivo e continuo a esserlo. Grazie mille. Prego. Buona giornata. Grazie. Ok, siamo qui con Brix, un doppiatore, giusto? Doppiatore per 20th Century Fox e Media Film. Abbiamo realizzato due film di discreto successo. L'ultimo che è andato fino all'anno scorso nelle sale cinematografiche e anche su Italia 1, Topolino Marti e La Fabbrica di Perle. Mentre il primo che abbiamo fatto è quello, l'incredibile avventura del principe Schiaccianoci,
dove ho dato delle musiche lì, come praticamente ho dato delle musiche ed è stata una compositore. Io nasco come supporter per i cantanti, aprivo vari spettacoli, lavoravo con la Ruggero, New Trolls, Gatto Panceri, per cui poi dopo c'è stata un'evoluzione artistica che mi ha portato, sulla base di alcune proposte ricevute, a fare anche il doppiatore, perché bisogna campare in qualche modo. Com'è complicato come lavoro il doppiatore? Il doppiatore comporta un lavoro molto semplice, tu vieni introdotto in uno studio dove c'è già un video che si muove, devi seguire il labiale del personaggio che dovrai... e sovrapporre delle parole che siano però espressivamente credibili. Quindi fai delle voci anche particolari? Ce ne puoi fare delle voci particolari? No, magari no, ci sono varie. La voce nel topo, la voce del killer. C'è la voce. Ah, ma io sono la topolina, sai come viene? La delicatezza. Cioè, ci sono tante forme di espressione che poi vengono filtrate eventualmente su dei campionatori, per cui la voce viene trattata ancora ulteriormente. Però insomma, la cosa che affascina in questo lavoro è cercare di entrare in quel personaggio lì e renderlo il più credibile possibile, come se fosse vivente, anche se si tratta di un cartone animato. Ed oggi qui per una festa di beneficenza. Oggi sono qui più scoppiato che mai, adesso vediamo nel secondo tempo se il mister mi reintroduce nella squadra, mi inserisce, vediamo. Ma avete un bel gruppo comunque. Sì, venite da tutte le parti d'Italia. Da tutte le parti d'Italia, poi in ogni zona del paese dove si organizza una partita ci sono i più vicini residenti, che è più facile reclutare, eccetera, eccetera. Allora, quindi in bocca al lupo per la partita, grazie mille, è stato un piacere. Buona continuazione, buon lavoro. Grazie. Ora sto qua con Fabio Corato, calciatore in panchina. Sì, mi hanno messo in panchina, non mi vuole bene. Come mai un calciatore in panchina? non lo so, ma entro dopo, tranquillo, e dopo vediamo. Beh, quest'anno gioco in eccellenza, in Nuova Aldagno. Ma di dove sei? Di? Montebello. Montebello, sei attaccato, dai. Qui vicino, sì. Anche tu qua per un evento di beneficenza, sì. Sei propenso a queste cose, dai una mano. Ci mancherebbe altro. Dopo sono qua perché sono anche il figlio di Vasco, quindi... Ah, il figlio di Vasco. Vasco, vengo qua, alla mia destra. Allora facciamo un'intervista doppia come Prego, Iene, allora. Facciamo un'intervista doppia. Allora... L'hai fatta prima, che è single. È single suo figlio? No, sposato. Sposato, ma non potrei andare bene io come fidanzata o amante di suo figlio? Mi dispiace, ma c'ha già due gemelli che hanno 10 giorni oggi, in pratica. Due bambini. Mannaggia, ma me ne prendo cura io dei gemelli, non posso... No, no, perché più che altro io vorrei avere un papà come Vasco. Lui, oltre che magari non l'ha detto, fa anche fotomodello. Si vede dall'occhio. Ecco. Sfidato. Il papà cantante e il figlio fotomodello. Sì. Cantante e calciatori però, tutti e due. Sempre calciatori, io calciatore proprio. tanto per fare un po' di casino, capito? Bisogna fare casino. Fare casino, non c'è la canzone. Quindi siamo qui con la famiglia Rossi, ringraziamo. Salutiamo Chiara, salutate anche voi Chiara, che è la nostra amica che ci segue da casa. Ciao Chiara, ci vediamo dopo. Siamo qua con Roberto Giordano, cabarettista che mi fa ridere, ecco, ci mancava. Ora ci mancava anche l'elicottero. Cabarettista mi hanno detto, giusto? Sì, cabarettista. Adesso prestato alla corsa. Cioè? Ma perché sto conducendo da 2 anni un programma su Rete 4 che si chiama Correndo per il Mondo, dove io corro per il mondo e raccontando le mie esperienze nelle varie maratone che ho conosciuto lungo il mondo, intanto è un'occasione per raccontare un luogo, un posto, un personaggio. Quindi vede corridori di tutto il mondo in poco. Bravissimo, corridrici più facile. Corridrici, sì. Guardiamo le chiappe delle corridrici. Bravissimo, sai che stimolo. In estate meglio direi che in inverno. In inverno si mettono tutte le felpate, quelle cose lì. Ma le podiste hanno sempre il calzoncino. Sì. No, quindi è un programma che va in onda tutti i sabati su Rete 4. Ora abbiamo finito, riprenderemo a registrare a gennaio. Tutti i sabati su Rete 4 alle ore 18, correndo per il mondo. Bene, qui oggi per un evento di beneficenza. Sì, assolutamente. Io tra l'altro sono anche testimonial dell'UNICEF. Io sono stato nominato testimonial dell'UNICEF perché nelle mie follie ho fatto nel 2006 un giro d'Italia a piedi per l'UNICEF. Ho fatto 2200 km in 35 giorni. Da città a città, nelle varie scuole, a portare un messaggio UNICEF. E per questo sono stato nominato. Sportivo, tutti gli effetti. Sì, beh, non ho mai fatto lo sport come professionista, però vedi che... Ed è per questo che, come diceva il nostro presidente, ormai un ex cabarettista, ormai sto più diventando un maratoneta. Maratoneta, cabarettista, presentatore. Sì. Quindi tutto.
Sì, 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 ora un artista a tutti gli effetti. Ora, tra l'altro, così probabilmente riparto con un altro programma. Scoop, con... si può dire? Ma dai, sì, dai, dai, dai. Beh, sempre con... Avvisiamo. Ma no, legato anche allo sport, visto come salute, quindi un messaggio anche positivo per tutti quelli che non sono in forma, diciamo. Esatto, noi lo siamo, dai, tu intanto, sei in perfetta forma. Tra l'altro, come ti chiami? Laura. Laura mi ha fatto venire in mente quando avevo 16 anni. 16 anni avevo conosciuto una ragazza come Laura in discoteca. E ovviamente io andavo lì a scherzarci, lei mi prendeva in giro perché io sono basso. Allora io, come tutti quelli piccolini, cosa gli ho detto? Sai che c'è la legge della L? Sai cosa gli ho detto? Ehi, ehi. No, gli ho detto, ehi, ma nelle botti piccole ci sta il vino buono. Lei mi ha guardato e mi ha detto, sì, ma non nei tappi. Grazie mille, sai, ciao. Ciao, ciao, ciao.